Well, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra carriera su FIFA 23 con il nostro Bari. Allora, siamo alle porte di due partite parecchio importanti, quella di campionato contro la prima in classifica, la migliore di questa stagione di Serie A, in assoluto irraggiungibile da parte dell'inseguitrice, ovvero la Juventus, e siamo tra l'altro a Torino. Mentre invece poi andremo ad affrontare il ritorno contro il Lipsia degli ottavi di Europa League. All'andata abbiamo vinto 1-0, ma potevamo vincere anche 2-0, ci è rimasto un po' sul groppone il peso di quel gol sbagliato dal gladiatore Perrone, ma sono due partite molto importanti che poi precederanno un periodo forse un pochino più tranquillo, insomma con partite un po' più tranquille, ecco, mettiamola così, inframmezzate poi da quella che sarà, se passiamo, saranno i quarti di Europa League. Buttiamoci però subito in questa prima partita contro la Juventus all'Allianz Stadium, partendo chiaramente dalla nostra formazione. Allora, formazione che precederà la partita importantissima per il passaggio del turno e che quindi non può non risentire di un po' di sano turnover. Turnover che è la parola d'ordine in questi casi e che ci fa sempre prendere grosse imbarcate. Ma cosa dobbiamo fare? Il calcio funziona così, i nostri giocatori hanno la resistenza di un ottantenne e quindi non possiamo fare altrimenti. Visto che la Serie A, insomma, lascia un po' il tempo che trova per quelli che sono i nostri obiettivi in questa stagione, col primo posto irraggiungibile, effettivamente ci conviene, ecco, far riposare i giocatori più forti. Abbiamo visto che con i titolari abbiamo un rendimento imparagonabile a quello che invece abbiamo con i panchinari. Turnover pesante per noi oggi, turnover pesante ma motivato appunto dalla partita importante che andremo a giocare. Io vorrei portare in panchina anche Charlton, giocatore molto scarso in realtà, però che ha fatto gol, quindi vorrei dargli questa opportunità, magari al posto di Griezmann per ora, e portiamo anche Mallamo. Ce la giochiamo contro i primi in classifica in questa prima partita dell'episodio, chiaramente con una formazione molto molto rimaneggiata e quindi le nostre aspettative non sono le più rose, però a volte un po' di sana ignoranza, a volte un po' di improvvisazione è quello che fa la differenza. Valverde, palla dentro, Scalvini chiude, c'è pure il chicco Valverde nella Juventus, giocatore che adoro alla follia. Attenzione perché si è inserito bene Lo Celso, il passaggio è un po' impreciso, ma Lo Celso ci arriva, ce l'ha sul mancino Lo Celso. 1-0 Bari all'Allianz Stadium, a sorpresa il gol del nostro nuovo acquisto Giovanni Lo Celso. È il monito, l'ha messa dentro, ha anticipato credo Danilo Bremer, forse Danilo, e poi l'ha messa dentro. No, nessuno dei due, non è né Danilo né Bremer, non so chi giochi nella Juventus ormai, mi sono perso, ma l'importante è che Lo Celso ha anticipato il difensore e poi ha battuto il portiere in maniera sicura col suo mancino. All'ottavo minuto è già 1-0 Bari. Attenzione alla palla ancora da Federico Chiesa, Chiesa col dribbling, vince il rimpallo la Juventus, poi va a chiudere ancora Zanotti, rimpallo Caprile col miracolo sul primo palo, tre rimpalli per arrivare in porta. Valeri sbaglia il passaggio, frase più pronunciata della carriera col Bari probabilmente. Finisce il primo tempo, Bari in vantaggio incredibilmente all'Allianz Stadium o Juventus Stadium, come preferite, col gol all'ottavo minuto di Giovanni Lo Celso e il monito. 20 gol in campionato finora per Dusan Vlahovic, in questo momento a secco, ma ci ha fatto tanto male in più occasioni. Grande dribbling di Zanotti, che poi allarga da Lorientè. C'è Lo Celso ancora dentro, Lo Celso sul mancino, ci prova da molto lontano col sinistro a giro. La palla finisce alta, ma aveva tanto spazio, era giusto provare. Chiellini in anticipo contro la squadra con cui ha scritto la storia. Lorientè da Mandragora, palla dentro da Zanotti, ancora per Mandragora col destro, chiuso, bella azione del nostro Bari. L'inserimento centrale, il tiro da fuori di Vlahovic, para sicuro Caprile in maniera fulminea,
Valeri non riesce a stare dietro a Kulusevski. Puoi provare a recuperarlo. Kulusevski molto più veloce di Valeri. Mismatch in velocità. Attenzione a Scalvini che la leva proprio dal piede di Vlahovic che arrivava a grande velocità. Che dira. Finito in fuorigioco l'Orientè. Allora la deve tenere, Uolino che dira. Attenzione a che dira ancora. La palla dall'altro lato. C'è Son. Sul destro Son. Che parata di Unai Simon. Stavolta Son l'aveva piazzata sotto l'incrocio. Cambi per entrambe le squadre a 7 dal termine. La palla non è mai uscita in questo secondo tempo. Son, palla dentro. Chiellini. Chiellini non ci arriva. Sarebbe stato clamoroso il gol dell'ex di Chiellini contro la sua squadra storica. Poi Muldur invece sbaglia un passaggio clamoroso. Ma è finita. È finita. Il Bari sbanca l'Allianz Stadium. Una sconfitta per la Juventus che fa non malissimo visto il vantaggio che ha in campionato, ma che ferisce nell'orgoglio i bianconeri. Grande prestazione del nostro Bari, inaspettata in un momento comunque difficile della stagione, soprattutto per quanto riguarda il campionato. Allora ragazzi, prima di andare a giocare la partita di ritorno contro il Lipsia, vorrei andare a vedere insieme a voi come si è evoluta la classifica dopo la nostra grande vittoria in casa della Juventus. Non può cambiare chissà cosa, però infatti siamo ancora terzi, a meno 5 dal Milan, a meno 13, anzi sì, 13 dalla Juventus. Però vabbè, è stata comunque una vittoria importante per il morale, per arrivare bene a questa partita, nonostante un turnover molto aggressivo. E soprattutto abbiamo tenuto dietro la Lazio e il Napoli, che adesso ci stanno veramente alle calcagna, a meno 2. Quindi non possiamo perdere punti. Concentriamoci però sulla partita di ritorno contro il Lipsia, che per noi è molto molto più importante. Partita in cui potremo mettere in campo i nostri titolari, anche se adesso mi viene qualche dubbio vedendo come hanno giocato i panchinari, ma in realtà i dubbi hanno poco senso in questo momento. Quindi andiamo a giocare con la nostra formazione titolare, in cui tutti più o meno dovrebbero essere ben riposati, Scalvini pure perché è passato qualche giorno, stessa cosa Muldur. E per il resto chi portiamo in panchina? Chiaramente Webster al posto di Lorientè. Lo Celso lo portiamo anche se è un po' stanco, perché è un gran giocatore, un panchinaro se così vogliamo dirlo. In realtà io direi un co-titolare con Griezmann di lusso. E per il resto ragazzi direi che possiamo andare con la formazione titolare. Siamo alla Red Bull Arena per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Lipsia e Bari. Ci giochiamo gran parte della stagione già in questi ottavi di finale, con un vantaggio di 1-0 preziosissimo da custodire fino all'ultimo. Attenzione non solo a Kevin De Bruyne ma anche a Nkunku, che è un giocatore molto forte. Emerson, grande intervento difensivo. Attenzione perché si è buttato dentro Griezmann. Mandragora, grande azione, la palla dentro, perché Dira che tira centrale, poi il rimpallo tra i due difensori dell'Ipsia, grandissima occasione, ma che bella azione che abbiamo imbastito con tanti tocchi di prima. Peccato che Dira stavolta non è stato freddissimo nel concludere. Perrone chiede l'1-2, attenzione perché però si è buttato dentro che Dira col grande dribbling, che chiusura! Che il dribbling era stato spaziale, fatto molto velocemente da Uolino Kedira. Riusciamo comunque a uscirne bene. Palla in profondità per Fagioli che è in posizione regolare. Fagioli rientra, vede Uolino Kedira. Attenzione perché c'è l'inserimento di Mandragora. Grande parata del portiere, già due grandissime occasioni non sfruttate. Peccato, potevamo ipotecarla col gol fuori casa alla Red Bull Arena. E invece ci ritroviamo sempre lì. In bilico, finisce 0-0 questo primo tempo, molto equilibrato, ma in cui le maggiori occasioni da gol le abbiamo avute proprio noi. Ripartiamo dallo 0-0, ma con la consapevolezza che possiamo fare male e che stiamo giocando un buon calcio, mentre invece l'Ipsia in questo momento sta faticando, e queste sono le cose peggiori perché poi si svegliano di colpo. Krunic, palla dentro, attenzione perché si è addormentata la difesa dell'Ipsia e Fagioli può andare. Fagioli, palla dietro, da Uolino che tira! 1-0 Bari, meritato! Al 50° minuto si è addormentata la difesa dell'Ipsia, è scattato sul filo del fuorigioco Fagioli, sulla grande intuizione di Rade Krunic e poi il più facile dei gol, più o meno, perché la piazza comunque sotto l'incrocio, Uolino che tira.
nel punto più difficile forse, l'ha pure toccata il portiere, ma il tiro era forte e soprattutto molto ravvicinato, non è riuscito a spedirla in calcio d'angolo. Che dire, due gol nelle ultime quattro partite ci porta in vantaggio. Mandragora recupera palla, Perrone imbucata per Khedira che la tiene, c'è dall'altro lato Fagioli, la palla è precisa per lui, palla per Griezmann, stavolta c'è la parata, è solo perché ha tirato col destro e col mancino Griezmann non lascia scampo, e però riesce comunque a trovare il modo di passare, palla dentro, palla dietro, grande intervento di Pavlovic, attenzione al pressing, grandissimo intervento di Pavlovic a chiudere l'imbucata. Cerchiamo di sfruttare anche questa fretta dell'Ipsia. Grande azione, Caprile. Caprile para. Pavlovic deve portarla fuori in qualche modo. Non la dobbiamo perdere. Forse c'è il fallo, l'arbitro non fischia nulla. Attenzione al cross dentro. Il colpo di testa, Caprile ancora. Caprile ancora. Attenzione perché ci hanno azzoppato Fagioli che è rimasto a terra. E in questo momento stiamo giocando uno in meno. Quindi attenzione a non perdere palla. Fagioli è infortunato e infatti non può giocare in questo stato, ma la palla non esce. La palla non esce, attenzione al tiro, gol! La riapre all'ultimo il Lipsia in maniera un po' scorretta, con Fagioli che chiaramente non riusciva a reggersi in piedi. Incredibile, però gran gol di Aidara. Il tiro è forte, non è proprio sotto l'incrocio, sotto la traversa, forse poteva arrivarci Caprile, però... Gran botta di Aidara. Però onestamente prendere gol con l'uomo in meno, con un giocatore fermo a terra che adesso riesce finalmente a lasciare il campo, è improponibile. Siamo all'89esimo minuto, cerchiamo di non rischiare nulla perché sarebbe una beffa clamorosa. Aspettiamo questi ultimi due minuti di recupero, vediamo se l'Ipsia ha voglia. No, non ha voglia di pressarci, e allora finisce qua. Qualificazione col brivido finale per il nostro Bari, con la scorrettezza finale per il nostro Bari. Quindi non mi dispiace per nulla che l'Ipsia sia stato eliminato a questo punto, visto il comportamento dei suoi giocatori. E quindi ragazzi, quarti di finale per il nostro Bari. Non so contro chi ce la vedremo, spero non contro la vincente tra Atletico e Manchester United. E allora ragazzi, come potete vedere, l'Atletico Madrid è riuscito a vincere 2-1 in casa dello United, e quindi pareggiare tra andata e ritorno, ma poi lo United ha vinto ai rigori. Noi siamo passati contro il Lipsia, poi è passato il Rennes ai rigori contro Slavia Praga, il Monaco è passato ai rigori contro lo Sporting Lisbona, tutti ai rigori, incredibile. La Lazio ha stravinto il duello tra andata e ritorno contro il Red Bull Salisburgo, quindi le due squadre Red Bull eliminate da due italiane, bene così. E il Benfica è passato contro i Rangers, mentre invece l'Inter è stato eliminato dall'Olympique di Marsiglia, e infine il Lione è passato contro il Francoforte. E allora ragazzi, andiamo a vedere, prima di lasciarci, quella che è la classifica, o meglio quelli che sono i sorteggi di UEFA Europa League. Vediamo quali sono gli accoppiamenti che vedono in questo momento il Monaco contro il Rennes, lo United contro l'Olympique Marsiglia, quindi abbiamo evitato questo pericolo, Benfica contro Olympique di Lione e Lazio-Bari, il derby italiano che avremmo volentieri evitato, perché la Lazio lo sappiamo che è una bella gatta da pelare, quante volte ci ha dato problemi in campionato, e invece ce la ritroviamo purtroppo in Europa League, che secondo me è la cosa peggiore, incontrare le squadre italiane in Europa, perché non sai mai come interpretare le partite, se sono le stesse del campionato, sembra una partita di campionato ma c'è un clima diverso, insomma secondo me sono sempre da evitare. Detto questo, passiamo alla notizia che più avrei voluto evitare, ovvero quella dell'infortunio di Fagioli, che sarà fuori per 3 mesi. Frattura al dito del piede, grazie che non si teneva in piedi dopo l'infortunio a fine partita, 3 mesi di infortunio. E questo ragazzi è un dramma. Un dramma perché significa che il nostro titolare sarà uno tra Lorientè e Son, che fanno cagare. Guardate già l'avvoltoio di Son che vuole prendere il posto di Fagioli. Guardate che avvoltoio che è quel Son, incredibile.
Quindi ragazzi, io direi di fermarci qua perché sono state due partite comunque importanti. Vi invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate. Due grandi, diciamo, vittorie comunque, due grandi... Oddio, la seconda non è stata una vittoria, un passaggio del turno, però due grandi prestazioni, ecco, del nostro Bari finalmente. Mi raccomando, fatemelo sapere in un commento. Io vi invito come sempre a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare questa serie, tutti i miei contenuti e il nostro Bari. Date anche un'occhiata al link di affiliazione Instant Gaming qua in descrizione per chiavi di gioco a prezzo scontato. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!